Ersilia Di Tullio di Nomisma, da oltre 15 anni seguo gli studi sul tema degli agrofarmaci in Nomisma. Nomisma è una società di ricerca e consulenza che ha sede in Bologna, all'interno della quale opera uno staff composto da agronomi come me, economisti e statistici che insieme consentono appunto di elaborare degli studi di impatto economico, ad esempio sull'ingresso nel mercato di una nuova molecola come il Closer. L'impiego degli agrofarmaci oggi deve seguire dei principi di sostenibilità, sostenibilità ambientale, tutela della salute umana, ma anche di sostenibilità economica nell'impiego di questi prodotti nell'impresa agricola. Closer è un'importante molecola che può consentire di limitare i danni legati agli afidi, alle mosche bianche e ai virus che sono trasmessi da questi insetti nel caso delle principali colture agricole italiane. Il nostro approccio nell'analisi dell'impatto economico dell'impiego del Closer nell'agricoltura italiana è stato inizialmente isolare il danno economico legato alla presenza degli insetti succhiatori nelle colture considerate, cioè il pesco, il melo e il pomodoro in serra. Si tratta di danni rilevanti che variano da un 55% al 66% nelle tre colture.